qui a presentare Angela, ma siamo molto liberi. Vi dico che è una bella persona, è un'amica, e ciò che lei è lo manifesterà attraverso ciò che leggerà, ciò che ci racconterà. Scrittrice, attrice, insegnante, una donna che lascia il segno con le sue passioni, con i suoi sogni e con i suoi desideri. Per cui invito la carissima Angela ad iniziare subito con una lettura del testo. km, scarponi, acqua e sete, sudore, freddo, pioggia, stanchezza, lamenti, fango, pioggia, nebbia, olivi, persone, parole, parole nella testa, colline, terra, fossi, polveri, querce, carpini, sassi, piccoli, grandi, sassi da girare, sassi da saltare, sassi da scavalcare, sasso rosso da buttare, fili, fili trasparenti, mattoni di piombo da zavorrare, mattoni di piombo da far volare, fame da sfamare e silenzio polposo da mangiare, fossili, ricordi e fossili su cui inciampare, zaino sulle spalle, zaino da sollevare, ancora zaino e zaino da svuotare, madre e padre da onorare, sorelle e cugini da perdonare, fratelli da dover amare, dolore da sopportare, uccelli dalle ali troppo corte per volare, e poi i passi, uno dietro l'altro. Mettere un passo dietro l'altro sembra una cosa naturale, eppure certe volte ci si accontenta di affaticarsi per il non fare, ed è il cervello quello che si surriscalda ad interpretare, e pretendiamo di capire, ma dove sono le cose dei nostri desideri? Si può cercarle stando fermi? 0 gradi latitudine nord, 0 gradi longitudine sud, punto di riferimento, prossimità allo zero. Sì, ho deciso di scrivere un testo teatrale. È mattina, la lancetta corta dell'orologio tondo appeso in camera segna le 11:43. Polpastrelli sulla tastiera del Mac, solita tazza fumante sulla mia destra, accanto al computer. Sorseggio. Il suo labbro massiccio che si incrocia col mio ogni volta che bevo un sorso della tisana di turno è come se mi donasse quell'amore consolatorio necessario di cui è capace ogni rituale. Grazie al maestro Atanasio che ha accompagnato le parole con il suono e queste emozioni con un senso di ritmo che ci richiama l'armonia, che ci portiamo dentro. Ti direi di leggere un altro brano adesso, ok? Grazie intanto per le risposte. Sì, infatti le risposte di Angela, no, sul libro, di Angela. Ok. So di aver bisogno di un cammino solitario. So che la prima rivoluzione da fare è quella dentro me stessa. Per questo non mi ha preoccupato che al primo incontro con Francesca non sia scattata alcuna affinità.
mi sembrava la giusta premessa per un viaggio in due, ma con la possibilità di essere sola. Cercare di fare silenzio. Ancora non gli ho trovato un posto in questa storia. Non so definirla. La sua pelle sembra troppo bianca, le labbra grosse, la bocca larga e anche un po' i suoi occhi a mandorla, ma con lo sguardo da pesce lesso me la fanno sentire strana. In realtà lei è molto bella, interessante, ne sono certa, ma io la percepisco così. Poi non voglio parlare e pensare a lei, non voglio parlare e pensare a lui, proprio come non voglio parlare e pensare a mio padre. Cammino. Questa parola occupa improvvisamente e completamente la mia testa e strani e logici pensieri cominciano a intrecciarsi. Il volume, la prepotenza di quelle frasi che ho sentito in casa cozzano con il mio pensiero, richiamando alla mia mente il rumore di una macchina lanciata in autostrada. E a poco a poco il mio stato d'animo è più nervoso e confuso di prima. Certo, con una macchina tutto sarebbe più facile. Così penserebbero, se glielo raccontassi. L'automobile è una sorta di simbolo del tempo in cui mi sono ritrovata a vivere. E arroganza, velocità, quasi che onnipotenza e forza fossero legate solo alla velocità. È facile dunque che a monti la parola cammino possa far paura. In pochi crederebbero in quello che voglio fare. Francesca ha parlato di provvidenza, viaggiare in provvidenza per 350 chilometri. È quasi incomprensibile. Rinunciare alla tecnologia è un suicidio. Ma cosa vorrà dire? Affidare ogni spostamento ai propri passi guidati dalla volontà di Dio? Dio? E chi è Dio? Non sapere dove dormire ogni notte e di cosa nutrirsi durante il giorno? Sì. Queste sono state le parole di Francesca. Sarebbe assoluta follia per chiunque. Io credo che ci sia altro, tanto altro da scoprire. Credo che si possa vivere senza bisogno di ruote, smog, denaro e certezze. Anche perché ho capito che non c'è alcuna certezza. Questa è la mia diversità, così incomprensibile agli occhi del mondo che mi circonda. Io voglio farlo questo cammino. Francesco è l'umanità, Francesco la bellezza e la poesia, però attraverso Francesco l'autrice scopre un po' più di sé. Ecco, magari approfondiamo il tutto con la lettura di un altro testo. Ah, sì. Cammino per più di un'ora sotto la pioggia e dopo un po' intravedo delle colline che, mescolate alla foschia, mi sembrano innevate. Sono inzuppata d'acqua dalla testa ai piedi. L'umidità comincia a penetrare nelle mie ossa. Mi ricordo che qualcuno mi ha parlato di un rifugio in questa zona. Mentre nutro questa blanda speranza per distrarre la mia mente e il corpo, mi ritrovo in mezzo ad una gigantesca mandria di mucche. Sono in ordine, tutte rivolte verso di me. Sembrano tutte uguali e tutte arrabbiate. Ed ecco di nuovo una fitta di paura, il branco. Penso a Francesca e al fatto che forse cerchiamo di superare le nostre ferite in modo diverso, ma sono le stesse, ci accomunano. Incomincio a sudare freddo. Mi viene in mente il ricordo di quel senso di solitudine e impotenza. In quel momento ero sola. In alcuni momenti mi sento sola allo stesso modo. Me ne voglia di rannicchiarmi, di sparire, di sprofondare, pur di mettere fine a questa situazione.
Mi sento minacciata. Vorrei urlare, piangere. Le lacrime sono bloccate. Mi viene in mente la solita forza di mio padre, a cui da troppo tempo non mi abbandono, o che forse non ho mai trovato sino in fondo. Questo pensiero mi dà forza. Prendo a cantare. Canto sempre più forte e decisa. Shine on your crest, day one day, Pink Floyd. Quando ero bambina mi faceva impazzire di piacere l'attesa che arrivasse il momento in cui potevo iniziare a cantare dopo il lungo fraseggio di chitarra di mio padre. Ho messo da parte il mio disperato bisogno di consenso di mio padre e tutta la rabbia che lo domina e mi acceca. Le mucche, tutte contemporaneamente, si voltano. Riprendo a camminare, un passo dopo l'altro, con le gambe che tremano e il respiro densissimo, fingendo che non ci siano. Avanti e ancora avanti, man mano che mi allontano, un sorriso leggero mi si dipinge sulla faccia. In questo momento di reale solitudine mi sento incredibilmente forte. Bravo!